Stiamo ritracciando, lo stiamo sentendo 19.3, nonostante si tratta di un livello psicologico per il nostro Fuzzy Mib, non di un livello di volumi, una resistenza di volumi particolarmente importante, però stiamo ritracciando. Ricordiamo che da quest'oggi parte con un certo vigore le trimestrali europee, ci sarà SAP, il colosso dell'informatica tedesca, proprio in chiusura di mercato. Accanto a me c'è Claudio Brugarello, buongiorno Buongiorno a tutti. Claudio. E collegato con noi a breve ci sarà Vincenzo Longo per commentare proprio le ultime vicissitudini sul mercato dal punto di vista macroeconomico e dal punto di vista micro, quindi i fondamentali, visto che siamo in stagioni di trimestrali. Ma intanto partiamo da una buona notizia per quanto riguarda il broker IG, Sì. perché cioè, l'avete presentata come un nuovo sito, no? Esatto. E in realtà però si tratta della piattaforma che voi davate esclusivamente ad alcuni operatori, ad alcuni clienti, che diventa pubblica con una serie di informazioni, quindi un sito che diventa anche informativo. Esatto, quello che abbiamo voluto fare Non innanzitutto, sarete a fare concorrenza a noi, assolutamente no, abbiamo rinfoltito la parte legata alla didattica, quindi Sì. abbiamo aggiunto nuovi contenuti, quindi diciamo dall'analisi tecnica base a un po' informazioni relative a tutti i mercati, quindi come funziona il Forex, come funzionano gli indici, come si funzionano le commodities, le binary, quindi chi si avvicina al trading ha diciamo grosse opportunità in termini di conoscenza, perché si può avvicinare ai nuovi mercati che magari non conosce e da lì si pone veramente le basi. Quello che abbiamo voluto fare in realtà è con Insight è proprio dare l'opportunità un po' a tutti i clienti di avere numerose informazioni. Questo perché? Perché nasce proprio dall'esigenza di numerosi clienti che prima di fare una qualsiasi operazione hanno bisogno di delle news, Ecco, di vai, lo alcuni stiamo vedendo report. qui, il nuovo sito. Sì? È questo, esatto? Corretto. Nella parte analisi news troveremo Sì. proprio le informazioni di cui stavo parlando, per Sì. cui chi si avvicina al trading, chi vuole fare delle operazioni, magari Sì. non ha tanto tempo da dedicare per fare delle analisi, queste sono presenti nel sito. Diciamo che abbiamo voluto cambiare un po' la logica del sito tradizionale, quindi puramente informativo. Abbiamo introdotto una parte molto corposa relativa alle analisi che vengono fatte dagli analisti, due su tutti, Filippo Diodovic e Vincenzo Longo, ovviamente supportati dal team di Londra, per cui nel momento in cui bisogna fare una qualsiasi operazione, avremo tre parti estremamente importanti che ci possono essere utili. La prima sono le news in tempo reale di Reuters, Sì. per cui avremo delle news direttamente sul sito internet. La parte legata alle analisi, quindi fatte sui vari mercati, sarà fatta un'analisi sia dal punto di vista tecnico che dal Poi ci punto sono di gli vista. indici in tempo reale per quanto riguarda le quotazioni. Esatto. Non ultima parte sarà. Inizieranno a trillare per esempio anche quando c'è la chiusura del mercato, il venerdì alle 23, esatto? Esatto, corretto. Scusa, dalla domenica al 23, Sì, questo è la domenica l'aspetto più alle 23 alla interessante. chiusura del mercato, c'è cioè la riapertura del mercato. Per cui la cosa che diciamo più. Che prima c'era quella schermata che era molto utile, no? Sì. Anche ai non clienti, alla gente che non era nostro cliente, comunque si vedeva Sempre in dalla tempo quotazione reale. del FTSE MIB addirittura dalla domenica sera rispetto all'apertura del mattino. Quello continuerà a esserci. Esatto, quello che abbiamo voluto fare è proprio questo qui. Dare l'opportunità a tutti i clienti prima di fare una qualsiasi operazione avere quante più informazioni disponibili, perché il problema reale è questo qui, magari io ho da dedicare 10 minuti al trading piuttosto che un'ora, piuttosto che 2 ore, non ho tanto tempo per poter fare le analisi e potermi Ecco, questa invece è una leggere parte interessante, che ormai si sta divulgando sempre più, c'è è sempre più contagiosa nei siti dei broker, perché è il sentiment index, no? Ce Esatto, lo descrivi esatto. un po', ci racconti un po' che cos'è? Allora, di fatto noi abbiamo la possibilità di vedere, oltre alle news in tempo reale, anche come sono posizionati i clienti. Ovviamente IG offre un servizio, di alto profilo, proprio perché parliamo di oltre 140.000 clienti, quindi è garantita sicuramente una maggiore liquidità, per cui quello che noi abbiamo è un'informazione assolutamente importante, specialmente nei cross, nelle coppie di valute, insomma, abbiamo dei dati assolutamente netti, per cui il valore che noi avremo sarà proprio espresso in percentuale, quindi noi sapremo come sono di fatto posizionati i nostri clienti e quindi tutti gli altri trader, quindi possiamo decidere se seguire il mercato oppure posizionarci nell'esatto opposto. Questo è un vantaggio per tutti coloro i quali si stanno avvicinando al trading,
e magari hanno delle difficoltà a fare un'analisi. Allora, fermiamoci un attimo, Claudio, riprendiamo dopo la pubblicità. E riprendo già che ci sarà Vincenzo Longo, con lui commenteremo gli ultimi dati macro e come si sta evolvendo la giornata sui mercati dopo la pubblicità. Ben ritrovati, allora, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Class CNBC. Continuiamo a seguire il mercato, sta ritracciando, sta dando pochi in questo momento i segnali di reazione decisa, anche se il trend comunque non è mutato rispetto al trend giornaliero che abbiamo visto negli ultimi giorni, di un movimento ascendente. Allora, intanto colleghiamoci con Vincenzo Longo dalla sala operativa di IG. Vincenzo, mi senti? Sì, buongiorno a voi. Buongiorno a te. Allora, Vincenzo, intanto quali sono i market mover di oggi secondo te? Ma diciamo che la giornata odierna non presenta dati di rilievo se non quelli sulle vendite di abitazioni esistenti che arriveranno nel pomeriggio dagli Stati Uniti. Si tratta di un primo dato settimanale, a cui poi ne seguiranno tanti altri a partire da domani, poi con il non farm payrolls, che sposteranno un po' l'attenzione degli operatori nuovamente sui dati macro statunitensi, dopo che la scorsa settimana sostanzialmente c'è stato il rinvio sul tema principale delle ultime tenute, quello sul tetto del debito. Sono dati molto molto importanti, perché nella mente degli operatori, dei trader, nel corso delle ultime sedute si sta sempre più, sta sempre prendendo piede l'idea che il tapering possa partire solo nel 2014 e non a fine 2013, così come era nel sentiment degli operatori fino a qualche seduta fa. Quindi i prossimi dati macro sono importanti proprio perché potrebbero confermare o smentire queste attese degli operatori. Il rafforzamento del dollaro e la risalita degli indici statunitensi nelle ultime sedute va proprio in questa direzione e trova proprio giustificazione in questa nuova idea che si stanno facendo i trader. Va bene, va bene, va bene. E aggiornaci sull'evoluzione dello shutdown e del ceiling debt, no? Che sono stati i temi che ci hanno accompagnato. E poi secondo te facci capire se questi temi sono ormai passati di moda, nel senso che adesso il mercato cercherà delle nuove news, market news su cui lavorare. Dunque, su questi temi sostanzialmente quello che è stato fatto è rinviare la soluzione all'inizio del 2014. Non è certo un'idea che la soluzione trovata non era quella preferita dagli operatori, ma ecco, in questo momento si continua a ragionare proprio sulla possibilità che il tapering possa partire solo l'anno prossimo. Questo tema del tapering continuerà ad essere l'elemento centrale da qui fino alla fine del 2013 probabilmente, e quindi tutti i prossimi dati continueranno ad essere letti nell'ottica appunto taper, no taper, da parte degli investitori. Dati migliori delle attese saranno occasione per far recuperare un po' di terreno al dollaro, dati peggiori delle attese faranno ulteriormente deprezzare la valuta statunitense. Questo è sul fronte, rimane diciamo, la miglior strategia sul fronte operativo. La sensazione quindi è che il tapering sarà il tema principale da qui ai prossimi mesi. All'inizio del 2014 però tutto un po' l'impalcatura generale dei mercati verrà ripensata in vista del ritorno ai colloqui tra repubblicani e democratici sul tema shutdown e sul tema tetto del debito. La sensazione che abbiamo è che in quell'occasione le tensioni diventeranno sempre più forti e probabilmente andremo incontro ad una forte correzione di borsa, forte correzione che potrebbe mostrare i primi segnali da qui a qualche settimana e in maniera più accentuata a dicembre, inizio dicembre, quando poi si avvicinerà la decisione della Federal Reserve. Quindi questa è l'idea che abbiamo sui mercati da qui alle prossime settimane, qualche pausa nella prosecuzione del rally rialzista che dovrebbe rimanere intatto poi fino a inizio dicembre, quando ci sarà una prima correzione più decisa. Va bene, grazie Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Intanto oltre al sito c'è stata l'altra novità che avete lanciato, cioè dell'estensione dell'orario delle azioni americane, in una specie di after hour, qualcuno l'ha chiamato il before trading più che sì, abbiamo dato l'opportunità, before hour più che after hour. Esatto, abbiamo dato l'opportunità a tutti i clienti di poter operare sul mercato americano, sì. Quindi non necessariamente, non solamente sui mercati quelli tradizionali, anche in delle fasce orarie che non sono quelle solite. Quindi abbiamo dato l'opportunità, abbiamo stesso la fascia oraria di operatività. La mattina, per esempio. Esatto, esatto. Però in fase ecco, di... altra novità, siete alla Trading Online Expo.
Giovedì e venerdì, ovviamente presenteremo la nuova piattaforma, abbiamo lanciato l'MT4. Vi siete convertiti anche voi alla MetaTrader 4? Ma come la logica del sito, veniamo sempre incontro ai nostri clienti, per cui magari c'è chi ha diverse esigenze, chi vuole utilizzare i trading system, per cui siccome siamo una multinazionale, un'azienda insomma che dà l'opportunità da voce ai propri clienti, abbiamo introdotto anche la MT4 proprio per dare la possibilità di utilizzare dei veri e propri trading system, perché di fatto il punto forte di quella piattaforma è... Quindi c'era una richiesta da parte dei trader di questo tipo di piattaforma e in un certo senso si è andati incontro a questo tipo di esigenze, soprattutto nel trading algoritmo. Esatto, per cui il cliente può tranquillamente, se ne è in grado magari creare degli algoritmi, diversamente ci sono sulla rete diversi trading system che può utilizzare, ovviamente alcuni sono gratuiti, altri a pagamento, sceglie il proprio trading system e lo utilizza ovviamente. Abbiamo detto il sito, la MetaTrader, le azioni americane, non c'è troppa innovazione, ci si perde. Ma il problema invece è l'esatto opposto, cioè non restare indietro, invece noi siamo un passo avanti e questo per noi è il modus operandi, è proprio il va punto bene, di delle forza. Tre, secondo te quale sarà la cosa più apprezzata? Ma vediamo se ci ritroviamo. In realtà ti dico il sito internet, perché dà tutta una serie di informazioni che gli altri non danno e sono soprattutto gratuiti. Quindi meno commerciale, più informativo. Esatto, perché bisogna essere concreti, bisogna andare alle news, alle informazioni, rinnovo ovviamente le informazioni. Ecco, il sentiment index, torniamo sul sentiment index, che è una delle cose, tu l'hai studiato, cioè che cosa succede, molti lo usano come un indicatore contrario, quando tutti sono long o quando va in eccesso di long, si va short e il contrario. Ma, dipende in realtà, nel senso che a mio avviso bisogna seguire quello che è l'andamento del mercato, per cui l'informazione che noi abbiamo nel client sentiment è proprio quella della percentuale rispetto a come sono posizionati tutti i nostri clienti. Quindi cosa vuol dire? È chiaro che sulle valute principali, magari su alcuni mercati, ad esempio l'euro-dollaro, può essere in alcuni momenti in prossimità della parità, ma nel momento in cui il trend è favorevole, che so, siamo al 70% long sull'euro-dollaro, quello è un dato molto interessante da tenere in assoluta considerazione. Ecco, torniamo invece alla Tall Expo, siccome giovedì e venerdì c'è questo evento, voi tra l'altro avete un programma, c'è un programma interno alla manifestazione. Esatto. Hai qualche appuntamento da segnalare? Sì, appuntamento con Bruno Moltrasio il venerdì, che farà vedere proprio come funziona l'MT4 con delle strategie di trading, proprio dei trading system che verranno fatti vedere live. Quindi opererà direttamente dal vivo davanti a tutti sostanzialmente. Ecco, so che parlerà per voi anche qualche nuovo trader sul Forex. Arduino Schenato farà un'introduzione, farà una presentazione, mostrerà le sue strategie. Questo nella giornata di giovedì. Vuoi lanciare un appello per giovedì? Come si fa, gli appelli elettorali? Appello assolutamente no. Questi appuntamenti sono interessanti perché c'è l'opportunità di conoscersi personalmente. Di persona. Esatto, quindi conoscersi va direttamente bene. Con il broker. Va bene, per quanto riguarda il mercato non è cambiato il senso delle cose nel corso della trasmissione, c'è un leggero ritracciamento, anche l'euro-dollaro all'interno di un quadro di forza si sta muovendo su un ritracciamento, però si tratta delle ultime ore di contrattazione, potrebbe essere una flag, vedremo se la prosecuzione nel trend rialzista, sicuramente molti trader stanno puntando verso l'alto, ahimè per le nostre esportazioni, bene per i trader non sull'euro-dollaro, ma ahimè per le nostre esportazioni. L'appuntamento con il CFD torna a questo punto lunedì prossimo 11.30 e io vi lascio in compagnia della programmazione in classe del canale, quindi classe NBC.